lo abbiamo completamente intrappolato. Oh mio Dio, Truster, abbiamo rapito il boss. Ragazzi, avete letto bene dal titolo, siamo tornati con una delle serie che più vi è piaciuta. Siamo infatti insieme a Truster per andare a rapire il boss Predator. Un salutone, Truster. Ciao, eccomi. Siamo qui oggi per andare a rapire il boss Predator, raga. Come i vecchi tempi, oggi andremo a rapire un boss mitico. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace, condividete il video e iscrivetevi al canale se questa serie vi è mancata. E ovviamente codice rollo nello shop. Però direi adesso di non perdere più tempo e buttarci direttamente in partita. Direzione fortezza furtiva, ragazzi. Infatti è proprio lì che si nasconde il nostro boss che dovremmo andare a rapire. Per chi non conoscesse la serie, ragazzi, si tratta di prendere il boss e portarcelo via. Questa volta però sarà leggermente più particolare come esperimento. Per quale motivo? Perché invece di rapirlo e portarcelo via, lo rapiremo direttamente dentro fortezza furtiva. E adesso, Truster, ti spiego come faremo. Devi sapere infatti che all'interno di fortezza furtiva c'è un bunker nascosto sotto terra, è sotto una delle case, e lo porteremo proprio lì, lo intrappoleremo all'interno del suo bunker. Ok, allora, prima di iniziare ci serviranno armi, ci serviranno cure, ci servirà un botto di cose ci serviranno, e ci servirà soprattutto trovare il boss, che è difficilissimo da trovare. Anzi, ragazzi, fatemi sapere qui sotto nei commenti se voi l'avete mai trovato e ucciso. Come va, Armi Truster? Hai già trovato qualcosa? Io ho fucile d'assalto e delle... non lo so, è una canna da pesca, ecco. Va bene, una canna da pesca la trovo molto utile, perché se il boss tenterà di scappare con la canna da pesca, in effetti potremmo portarcelo verso il bunker. No, c'è un nemico qua da me. Come c'è un nemico? Arrivo. Attento che potrebbe essere il boss, te lo dico, che è invisibile. Non so se tu lo sai, ma è invisibile. Potrebbe essere il boss, forse. Oh, attento. Allora vieni, è il boss. Scappa, Truster, scappa. Cerca di scappare. Allora, in teoria lui scappa di principio. Una volta che ti dà qualche colpo, scappa. Prima del boss dobbiamo trovare però il bunker, cavolo. Ok, mi sono andato proprio. Ok, hai fatto bene. Vieni qua da me, eccolo. Qui c'è il bunker, Truster. Corri, che potremmo rapirlo alla prima partita. Raga, se ci riusciamo voi almeno 10.000 like. Sta facendo un casino. Ma che cosa sta facendo? Eccolo, sta scappando verso 311, verso ovest. Riusciremo... Oh, dove vai, Truster? Ma sei già sotto. Perfetto. Allora, dovremmo cercare di creare una sorta di trappola per il boss. Ah, e ovviamente, raga, vi ripeto che l'obiettivo della partita, ovviamente, oltre a rapirci il boss e tenerlo qui dentro per tutta la partita, sarà quello di vincerla. E infatti, grazie al rapimento del boss, noi cercheremo di vincere la partita. Comunque, Truster, se lo andiamo a prendere, io ho già creato la trappola. Oh, guarda, sì. Vedo, sta sopra. Vieni con me, guarda che cosa ho creato. Guarda qua che cosa ho creato. Allora, l'obiettivo nostro è farlo cadere all'interno di questo buco e rompere più in fretta possibile questa scala, in modo che rimanga allora, intrappolato per sempre. Se la rompiamo subito, tu non puoi risalire. Non si può rompere, Truster, non si... Oh, cavolo. Eccolo, sta dietro a te. Come, dietro me? No, non mi sparare. Dobbiamo farlo entrare qui dentro. A tutti. Eccolo entrato. Truster, è chiuso con te. Scappa. È andato sotto. Truster. È andato sotto. Dobbiamo cercare il modo di... Oh, l'abbiamo intrappolato? Vieni. Poi ce lo andiamo a vedere anche dal replay. Dove cavolo è? Chiudiamolo così. Oh mio Dio, c'è un'altra uscita però. Dobbiamo andare a chiudere l'altra uscita in fretta. Dov'è? Eccolo! Oh mio Dio! No, non ci credo! Scappa, invisibile! No, mi hai chiuso dentro! Oh mio Dio, raga, l'abbiamo intrappolato! Ce l'abbiamo fatta! Scappa, Truster, scappa! È qui sopra l'altra uscita! Corri, veloce! Vieni, cerchiamo di chiuderlo! Sali! Non riesce a salire! Non riesce a salire! Sbrigati! Non è colpa mia! Sbrigati che lo abbiamo chiuso! Boom! Mettiamo un po' di costruzioni qua. Andiamo a vedere l'altra uscita. Dobbiamo sigillarla completamente. Mamma mia, ragazzi. Sì, ce ne sono due. Ci sono due uscite, purtroppo. Lasciate subito un bel mi piace, raga. Oh mio Dio, ci siamo riusciti. Guarda qua, lo abbiamo completamente intrappolato. Possiamo dire di aver rapito il boss Predator. Mamma mia, Truster, come vecchi tempi. Siamo riusciti ad intrappolare un boss e a rapirlo dopo un botto di tempo. Finalmente, raga, mamma mia. Mi raccomando, like e codice lollo nello shop. Usate tutti che siamo quasi a 5.000 supporta creatori. Truster, ti vedo in difficoltà con editare. Ma che cosa hai fatto? Ma che cos'è questo coso? È una I. Beh, bella. Posso farne un'altra? Insegnami, ti prego. Si fa così. Mamma mia. Ma sono fortissimo. Ho fatto anche una I. Anche io ho fatto una I. Comunque. Sta ancora qua sotto. Il nostro boss è completamente intrappolato all'interno di fortezza furtiva, ragazzi. Dopo ce lo andremo a vedere con il replay. Quindi mi raccomando, guardate tutto il video per scoprire che cosa sta facendo da intrappolato.
ragazzi, sta sparando. Regà, l'abbiamo intrappolato. Non ci voglio credere, sta sparando sotto al bunker. Oh mio Dio. Oh mio Dio, ragazzi, lo abbiamo completamente intrappolato. Dov'è? Dov'è, ragazzi? Dov'è il boss? Eccolo. Oh mio Dio. Ragazzi, scappiamo. Lo abbiamo completamente intrappolato. Oh mio Dio, Truster, abbiamo rapito il boss. Chiudi, scappa. Oh mio Dio, Truster, ce l'abbiamo fatta. Ma ti rendi conto, Truster, che alla prima partita ci siamo riusciti? Una cosa del genere, penso. Incredibile. Oh, oh, ci sparano anche. Penso che una cosa del genere non ci sia mai successa. Vai, Truster, te lo lascio a te. Bravissimo, mamma mia, Truster. Sei diventato anche un pro player ormai. Eh sì. Comunque, raga, fatemi sapere se questa serie vi è mancata e se avete mai visto qualche episodio in cui rapivamo i vecchi boss della stagione 2. Ecco un altro boss in gabbia. Oh, ma c'è un Truster in gabbia. Quello era il verso di Truster. Me lo puoi rifare, per favore? È una gelatina. Una gelatina. Ok, va bene. Va bene, ti capisco, ti capisco. Comunque, l'obiettivo di questo video non è finito qua, perché oltre ad ingabbiare il boss Predator e tenerlo incarcerato praticamente dentro Fortezza Furtiva, l'altro obiettivo è ovviamente quello di andare a vincere la partita. Truster, non penso. Allora, ti faccio una scala. Ok, prova a passare da lì. Aspetta, facciamo una cosa del genere, così ti facilitiamo la vita. Perfetto. Oh, ma sei passato. Ma io ho costruito anche. Ma dai. Va bene, abbiamo fatto il giro per facilitarti le cose. Comunque, direi di andare subito a pushare tutti quanti i nemici presenti sulla mappa, perché voglio vincere. Hai un fucile a pompa? Se non ce l'hai, te lo do io. Sì, ce l'ho. Non è vero, non ce l'ho. Ok, grazie. Mamma mia, ragazzi, che video sta uscendo fuori. Mi raccomando, se non sfondate di like questo video, io non so più cosa fare, raga. Adesso però non ci resta altro che andare a completare la partita e vincerla con una bella vittoria reale, Truster. Voglio almeno 5 kill da parte tua. Sei già una, ce la potresti fare, dai. È abbastanza difficile, però. Magari ti esce una giocata buona e fai 5 kill con un solo colpo. Allora, ti dico, dobbiamo andare in safe perché è tipo lontanissima da qui. Quindi direi di scappare praticamente subito, che ne pensi? Io penso che, sì, che me ne andrò. Che me ne andrò da qui. Ti vedo che sei un po' dubbioso sulle scale. Sì, ci stai pensando un po'. Però ti direi che è il momento di scappare. C'è anche una macchina, quindi prenderei questa e scapperei. Tra l'altro vi ricordo che dopo andremo nella modalità replay per vedere che cosa sta facendo il boss in questo esatto momento. Soprattutto perché sta arrivando la tempesta e lui si trova ingabbiato. Regà, l'abbiamo rapito perfettamente stavolta. E grazie al suo rapimento, ragazzi, riusciremo a vincere questa partita. Ne sono più che sicuro. Wow. Nemici, dove siete? Vi stiamo aspettando. Cioè, in realtà vi stiamo cercando, perché siamo noi che stiamo arrivando da voi. Quindi fatevi trovare belli pronti, che io e Truster siamo carichi per vincerla la partita. Quindi state molto attenti, nemici. Oh, vedo un furgoncino muoversi. Ma cosa sta facendo? Ma perché c'è un furgoncino che sale su una rampa? No, io farei la stessa cosa che stanno facendo loro, per forza. Vai, andiamo anche noi sulla rampa. Wow, ma che cosa stanno facendo? Ma scendiamo e spariamo. Io non capisco che cosa stanno facendo, Truster. Sembra un po' un nabbo. Oh, come me? Ma era un fantasma. Ah, ok, non li vedevo più nella macchina, pensavo fosse un fantasma. Oh, sono sopra, attento, attento che sono due. Attento, Truster, te lo dico, attento, hai anche poca vita. Anche io in realtà ho poca vita, ok? Eccoli, oh no, seguito. No, come si fa a sparare? Vai, Truster, come si fa a sparare? Beh, Fortress, te non sai come si spara, ma in che senso? Non lo so, ho visto un po'. Eccoli, stanno qua sopra. Sono sopra, li ho sentiti tantissimo. Vai. Spara, spara, vai. Vabbè, ma questo è un piccolo Truster. Oh, altri giocatori. No, dietro me, Truster, qui. Ma pensavo fossi tu io. Sparalo, vai. Vai, Truster, ce la puoi fare. Crediamo in te. Vai. Bam, sì. Killato. Vieni qua. Attento. C'è uno. Ma non ci credo. No, vabbè. Vai, ce la puoi fare. No, dodicesimi. Peccato, Truster. Potevamo vincere, ma io pensavo fossi tu e non un nemico. Mi sono spaventato un sacco, infatti. Ma prima mi sono spaventato, pensavo fossi io. Va bene, nessun problema, dai. Non è ancora perso tutto, perché adesso ci aspetterà la modalità replay per andare a vedere che cosa ha fatto il boss mentre era rapito. Perfetto, modalità replay, andiamo subitissimo, raga. Non vedo l'ora di scoprire che cosa ha fatto il boss da rapito, perché secondo me ha cercato in tutti i modi di scappare dal bunker. E secondo me potrebbe anche aver aperto qualche porta segreta, sarebbe davvero il massimo, raga. Ecco qua la nostra partita che inizia dalla lobby. Andiamo direttamente al punto saliente, direi. Andiamo circa a 2 minuti e 50. 2
2 minuti e 50, infatti, io mi trovo dentro al bunker. Che cosa sto facendo in questo momento? Non lo so, non lo so, ragazzi, che cosa sto facendo. Non mi ricordo, sinceramente. Qui c'è Truster e qui ci sono io. Che cosa stavamo facendo, Truster? Ma che cos'è questa cosa? Ok, qui stiamo scappando. Non avevamo ancora intrappolato il boss in questo momento, quindi dovremmo andare un po' più avanti nel replay. Qui tu stavi provando inutilmente a rompere una scala. Posso confermarlo? Sì, stavi provando a rompere la scala senza risultati. Qui arriva il boss Predator, oh mio Dio! Eccolo, che salta dentro al bunker e se ne va sotto, guarda, guarda, guarda. Oh mio Dio, qui ci sei tu che lo insegui, ok. E qua ci dovrebbe essere il boss Predator da qualche parte, invisibile totalmente. Oh mio, eccolo, eccolo qua, eccolo qua, guardatelo. Stava scappando verso l'altra uscita il furbacchione, Stava scappando verso l'altra uscita, ma poi si è ricordato, è chiusa l'altra uscita, peccato. Guardate qua, dove si è nascosto? No, vabbè, raga, si è nascosto dietro. No, guarda, si è nascosto per uccidermi. Oh mio Dio, qua, guardate, mi ha preso praticamente ad artigliate. E qua se ne va e si nasconde dietro la pianta. Beh, Predator, un nascondio così non me lo aspettavo. Cioè, nel senso, non sei proprio nascosto. Benissimo, oh mio Dio, qui ha rotto un divano. Si è arrabbiato e ha rotto un divano. È tornato invisibile, ha rotto la mia costruzione. Ok, vediamo che cosa farà adesso. Continua a rompere la mia costruzione e... E se ne va. No, che cosa sta facendo? Sta saltando sul posto. Ma è tipo invisibilissimo. Dove è andato? Eccolo, è invisibilissimo. Si è praticamente mimetizzato con il muro. Ma io sono curioso di scoprire se una volta che lo abbiamo rapito ha aperto il bunker segreto di Jonesy, magari. Piccola pausa dal video, ragazzi. Aspetta, cosa? Non supporti ancora Lollopone nello shop? Direi che puoi rimediare subito. Quindi vai a inserire subito il codice Lollopone nello shop e clicca accetta. Guardalo come continua a saltare sul posto. Ma questa è una cosa stranissima. Guardate qua, ragazzi. Continua a saltare senza fermarsi. Oh mio Dio, guardate, ancora che salta. Ma quanto tempo ha saltato, poverino? Ma gli faranno male le gambe tipo adesso. Andiamo un po' avanti nella partita. Quando noi torniamo nel bunker, vediamo se ha fatto qualcosa di diverso. Va qui giù all'angolo. Ma che cosa sta facendo? Mamma mia, raga. Sono andato un po' avanti, ragazzi. Già si inizia ad insospettire, perché noi eravamo praticamente qui sopra. Ecco che va verso il bunker. No, no, dove va? Verso il computer. Ha rotto il computer totalmente a caso. Oh mio Dio. No, raga, ma che video è questo? Dovete lasciare assolutamente un like se non l'avete fatto. Abbiamo scoperto delle robe assurde. Non rapite mai il boss Predator, ragazzi. Eccomi qui, eccomi qui, ecco il pollo. Boom, arriva Predator, mi prende a bastonate mentre io me ne vado, boom. Lui si nasconde di nuovo, ok, ok, ok. Va verso la zona del computer e salta, ok, va bene, abbiamo capito che gli piace saltare. Qui sta venendo verso di me, mi sta rincorrendo. Ha provato anche a spaccare il muro, ma non c'è riuscito. Ed ecco qui che è rimasto intrappolato per tutta la partita. Sono curioso anche di vedere quando arriva la safe che cosa fa. Si trova ancora qui sotto, che cammina. Sta arrivando la tempesta, ragazzi. 1 minuto e 36 e parte. Ecco qua la tempesta che sta partendo. E vediamo un po' lui dove si trova, raga. Al momento non mi sembra di vederlo. Non mi sembra di vederlo. Dove è? Ma dove cavolo è? Dove è andato, ragazzi? Ma è scomparso! Oh mio Dio! Guardate, raga! Una volta che la safe sta partendo, il boss è completamente scomparso, non c'è più! Oh mio Dio! No, raga! Non ci credo! Ma dove è andato? Un minuto di safe rimanente, ragazzi, tra un minuto il boss è spacciato. Si sta rifugiando in quest'angolino qui, ma per quale motivo? Che cosa ci darà di tanto speciale in quest'angolo, raga? Ed è spawnato! Oh mio Dio! Si è teletrasportato da un'altra parte, raga! Oh mio Dio! Direi che con questa scoperta possiamo anche concludere qui il video. Che dirvi, raga? Questo video è andato super bene. Abbiamo scoperto un sacco di segreti sul boss Predator. Ci siamo divertiti. Vi ho riportato Truster sul canale. Vi ho riportato anche questa serie fantastica. Fatemi sapere se vi era mancata. Codice Lollopone, lasciate un mi piace, iscrivetevi. Un salutone, ragazzi. Un salutone a Truster. Ciao!